Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi vi spiegherò un workout che potrete fare in qualsiasi posto a vostra disposizione, in terrazzo, in salone, in giardino o anche in spiaggia. L'allenamento di oggi sarà sempre di 15 minuti di riscaldamento, 10-5 di parte aerobica con attivazione generale e 5 minuti di attivazione specifica. Il nostro workout durerà 20 minuti oggi, saranno 8 esercizi funzionali, sempre 30 secondi e 10 di riposo. E finiremo sempre con 15 minuti di stretching. Il primo esercizio del nostro workout è lo Spider-Man Shoulder Touch. Ci mettiamo in posizione prona con le mani sotto le spalle, i piedi larghezza delle anche, tocchiamo la spalla e dal lato corrispondente faremo una torsione del busto avvicinando il ginocchio al gomito. Questo è un esercizio molto importante per allenare tutti i muscoli deltoidi, tricipiti, pettorali, gli addominali, i muscoli quadricipiti femorale, iliopsoas e quasi tutto il corpo in maniera completa. Il secondo esercizio del nostro workout è una variante dello squat. Partiamo in ginocchio, portiamo le braccia in avanti, poggiamo il piede destro avanti e anche il sinistro per rimanere in posizione di squat, rompendo la linea del parallelo e mantenendo le regole che già sappiamo. Ripoggiamo il ginocchio destro a terra per poi ripoggiare quello sinistro e ritornare in posizione in ginocchio. Il terzo esercizio del nostro workout è fondamentale per aumentare l'intensità cardiaca e respiratoria del nostro allenamento, il burpee. Partiamo da una posizione di squat, poggiamo le mani a terra, spingiamo le gambe dietro, poggiamo le ginocchia a terra, successivamente i quadricipiti, poi il bacino, gli addominali, fino ad arrivare in appoggio con i pettorali. Abbiamo fatto vedere un'esecuzione lenta e dettagliata di come bisogna arrivare a terra per non andare a caricare sui polsi. Da questa posizione solleviamo il petto, gli addominali, il bacino, stacchiamo le ginocchia da terra e facendo un balzo in avanti arriva in posizione di squat per poi saltare su ed estendere le anche battendo le mani sopra o dietro la testa. Il quarto esercizio del nostro workout è fondamentale per allenare i muscoli addominali. Partiamo da una versione più semplice, knee elbow. Gomiti e ginocchia si avvicinano per poi riportare i piedi in appoggio a terra. In fase concentrica butto l'aria e in fase eccentrica la riprendo. Spieghiamo una versione più complicata, il V-up. Gambe e braccia distese, ci chiudiamo a portafoglio utilizzando la forza degli addominali per poi ritornare in posizione di partenza. Il quinto esercizio del nostro workout è di base aerobica, lo skip clap. Il sesto esercizio del nostro workout è il ponte, importante per allenare i muscoli posteriori del nostro corpo. Iniziamo sollevando i glutei da terra, successivamente solleviamo i lombari, infine dorsale remo in massima estensione stringendo i glutei. Da questa posizione ritorniamo giù poggiando prima i dorsali, poi i lombari e infine i glutei. Spieghiamo una versione più complicata che faremo una volta a destra e una volta a sinistra. Solleviamo la gamba sinistra su in alto. Le ginocchia sono in linea e resteranno in linea per tutto il tempo. Il settimo esercizio del nostro workout è una variante del mountain climbing. Stacchiamo le ginocchia da terra per andare in posizione prona. Le mani sono sotto le spalle e le braccia ben distese. Facciamo una torsione del bacino portando il ginocchio verso l'interno e cambiamo il lato. L'ottavo esercizio del nostro workout è un esercizio isometrico, plank hollow. Portiamo i gomiti sotto le spalle perfettamente allineati. Spingiamo le gambe dietro e andiamo sulle punte dei piedi. Per fare una versione più complicata potremo appoggiare il dorso dei piedi. Da questa posizione facciamo una curva con la schiena, portando il bacino in retroversione, stringendo i glutei e mantenendo gli addominali contratti. Eseguite ogni esercizio per 30 secondi, 10 per passare a quello successivo. In un totale di 8 esercizi dovete fare 4 round. Se ne sentite la necessità prendete 2 minuti di recupero ogni round. Una cosa importante, l'intensità è personale, quindi mantenete sempre la giusta tecnica, buon lavoro e ci vediamo giovedì prossimo. Cooking up dope in the crock pot.